Mazzara ha bisogno di una politica costruttiva. Non possiamo sicuramente divorare le persone, ma li dobbiamo rispettare per i ruoli che ricoprono. E dobbiamo avere il rispetto dell'amministrazione, di noi consiglieri comunali, ma anche del revisore dei conti. Revisore dei conti che sono garante di tutto il Consiglio Comunale. Io oggi non alzo la voce perché non mi interessa fare polemica, cercherò di essere abbastanza moderato. E mi voglio contraddistinguere non perché voglio fare il professore, perché non mi interessa, non ho questa laurea, sono un semplice diplomato. Però oggi Mazzara si aspetta un grande senso di responsabilità. Certo, dovremmo allargare la nostra veduta per cercare di evitare questi misfatti o queste problematiche, no? Però dobbiamo cercare anche di essere responsabili. Il revisore dei conti hanno dato un parere. Questo non significa che noi ci possiamo sparlare, ma dobbiamo cercare di trovare una soluzione. Piaccia o non piaccia? Una soluzione in base anche ai loro pareri. C'è chi sostiene che il bilancio è poco attendibile, c'è chi dice, come l'amministrazione comunale o la dirigente Marino, che so che ha prodotto delle controdeduzioni, che secondo loro il bilancio, diciamo, rientra nella norma, nella normalità e si può approvare. Vede, ho ascoltato dei consiglieri comunali che dicono ci sarà un voto politico. Io sono stato sempre una persona che non sono mai scappato, sono rimasto sempre in aula, tranne l'altro giorno per problemi miei, ma avevo preannunciato un voto favorevole per quanto riguarda il piano annuale e il triennale delle opere pubbliche. Naturalmente io mi fido dell'operato del revisore dei conti, anche perché se il revisore dei conti dichiarano è falso, ne piangeranno delle conseguenze. E sono l'organo che comunque garantisce ogni consigliere comunale. Io mi ricordo in questi anni l'operato di questi revisori dei conti è stato abbastanza costruttivo, no? Ha cercato di limare quanto più possibile per cercare anche di non presentare tante criticità. Quest'anno non lo so, sicuramente avranno visto qualcosa di diverso, però so che fino a sabato hanno cercato, insieme al dirigente Marino, insieme all'amministrazione comunale, hanno cercato di trovare delle soluzioni. So anche che hanno chiesto di far ritirare l'atto e rivederlo magari per approvarlo quanto più prima possibile. Naturalmente ci sono due forze contrarie, noi siamo di mezzo e dobbiamo fare delle scelte ben precise, ma le scelte sicuramente non devono mettere in discussione i nostri rapporti personali. Sono scelte importanti che servono sicuramente all'amministrazione comunale per cercare di portare avanti, diciamo, progetti, questioni finanziarie. Dicono che ci sono delle aziende, delle imprese che aspettano delle somme a causa di questo bilancio. Certo, ci dobbiamo assumere delle responsabilità. Se l'amministrazione comunale è convinta di avere ragione, è giusto che i consiglieri comunali di maggioranza votano il bilancio. È giusto. Non è che devo essere io comunque a dire no, state sbagliando ragazzi. Io naturalmente mi fido delle parole, in questo caso del Presidente Ngargiola. Poi se qualcuno magari oggi proverà a convincermi che i revisori dei conti stanno sbagliando, potrei anche cambiare il mio pensiero, però ad oggi mi fido di quello che scrivono i revisori dei conti, ad oggi, perché so che le controdeduzioni che sono state presentate sono state rigettate. Io non sono una persona che ha dimestichezza su questioni di bilancio, no? C'è gente che sicuramente ne sa più di me, però c'è gente che rispetto a me ne capisce molto di più e mi devo fidare, perché quel collegio del revisore dei conti l'abbiamo eletto noi, anzi la passata legislatura, ma sempre i consiglieri comunali lo hanno eletto.
E non sono rappresentanti politici, ma sono rappresentanti che ha votato la politica, Mazzarese. Diciamo che ormai siamo agli sgoccioli del loro operato. Cerchiamo di non offendere nessuno, che comunque siamo tutte persone civili. Cerchiamo di rispettare anche la loro onestà intellettuale. Hanno cercato di dare un parere, giusto o sbagliato. I rancori togliamoli. L'arroganza, proprio l'altro giorno, abbiamo visto 2 giorni fa, che ha portato a una bocciatura nazionale, anche comunale. Non possiamo essere arroganti su una questione, su una tematica del genere. Dobbiamo cercare di essere comunque, di convergere tutti in una soluzione. Il bilancio lo aspettano tutti. Certo, il Consiglio Comunale dice se non lo vota andrà a casa, non lo so, saremo commissariati, io questo non lo so se sarà così. Va presa sicuramente una decisione di cercare di limare i danni e quanto più o meno cercare di dare una risposta concreta alla nostra collettività. Perché ogni cosa che si fa si dice si aspetta il bilancio, si aspetta il bilancio. Dobbiamo mettere le buche, l'asfalto alle buche, si aspetta il bilancio, dobbiamo fare l'illuminazione, si aspetta il bilancio. Adesso è normale che se si aspetta il bilancio si dobbiamo assumere delle responsabilità. Non possiamo fuggire dietro, diciamo, a un atto così importante, che è il cuore di un'amministrazione comunale. Certo, il mio auspicio è quello del prossimo bilancio, cercare di non arrivare a dicembre. Cercare di avere il bilancio qualche mese prima, così magari se c'è qualche incongruenza o c'è qualche altro tipo di problema, vediamo se possiamo limarlo tutti insieme. Naturalmente io invito anche l'amministrazione comunale, a prescindere dalla commissione di bilancio, il prossimo anno, cercare di invitare tutto il Consiglio Comunale. Magari possiamo essere anche partecipe, magari dare anche, non so, fare delle proposte. Naturalmente poi decide l'amministrazione, perché sono loro che hanno vinto le elezioni, attenzione, ma magari alcune proposte possono essere anche costruttive e ben accette, come abbiamo fatto nel passato con qualche emendamento che riguardava la straordinaria, tra l'altro condiviso dalla maggioranza. Quindi significa che anche noi tutto sommato abbiamo delle proposte serie, come altrettanto c'è l'amministrazione comunale. A proposito di bilancio, faccio notare, però questo riguarda il prossimo bilancio, che il 26 novembre è arrivata una nota a tutti i comuni, che affidano la gestione per quanto riguarda l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, parlando delle scuole superiori, proprio ai comuni. Siccome i comuni attualmente non sono organizzati, invito l'assessore servizi sociali, l'assessore alla pubblica istruzione, a vedere come ci possiamo attivare, perché queste figure, alla fine, questi ragazzi ciechi e sordi, andranno a gravare di nuovo anche sui comuni. I comuni ad oggi non sono pronti e a questi ragazzi va garantito comunque il servizio. Quindi cerchiamo, come abbiamo fatto in passato, che eravamo un adempiente e comunque abbiamo garantito queste figure, ringrazio l'amministrazione per questo che abbiamo fatto, che abbiamo dato dignità a questi ragazzi che sono stati meno fortunati, cerchiamo di adoperarci e cercare anche con la quinta commissione consigliare, stamattina ho inviato proprio un comunicato in sinergia con l'amministrazione e con tutti gli assessori, di trovare una soluzione al problema, se magari ci possiamo riunire con gli altri comuni, perché dal 1° gennaio questi ragazzi sono sprovvisti di queste figure. Ma sono somme che dobbiamo prevedere per il prossimo bilancio, quindi lavoriamoci sin da adesso, che è importante. Naturalmente, Presidente, io chiedo scusa, ho cercato di fare un intervento abbastanza moderato, tra l'altro me lo chiedevo anche gli assessori, ma è di mio costume fare questo, perché oggi comunque è una tematica di fondamentale importanza e va trattata per, diciamo, con le pinze. Qua non ce ne sono persone che devono fare prove di forza. Qua non è una battaglia o un pugilato. Naturalmente oggi il consigliere comunale è chiamato a dura prova, dove sicuramente deve cercare di dare o fiducia all'amministrazione comunale o fiducia al revisore dei conti, tutto qua, ma senza offese personali. Ci tengo a precisarlo, perché siamo davanti a professionisti, ma siamo davanti anche a un'amministrazione comunale e come tale dobbiamo rispettare anche il ruolo dei dirigenti. Tutto qua. Grazie.